Buongiorno amici cinofili e benvenuti a un altro episodio di La Via del Cane. Io sono Marco Benini, sono un istruttore cinofilo. Oggi vorrei parlarvi di tre atteggiamenti mentali che rischiano di fare davvero grossi danni quando si tratta del rapporto col proprio cane. Io li chiamo i tre veleni del rapporto col proprio cane. Il primo di questi veleni è la fretta. Spesso abbiamo fretta che il nostro cane impari qualcosa, abbiamo fretta che impari a sporcare fuori, abbiamo fretta che impari a fare il bravo a casa e non ci morda le mani, abbiamo fretta che non tira il guinzaglio, abbiamo fretta che... fretta. La fretta è, come dice il proverbio, una pessima consigliera, ma in particolare quando si tratta del rapporto col proprio cane. Avere fretta di risultati, avere fretta che il suo comportamento cambi, avere fretta che si comporti bene è davvero una cosa molto pericolosa, perché non ci dà il tempo di capire il nostro cane, non ci dà il tempo di aiutarlo, non dà al cane il tempo di crescere e di capire, di fare esperienze. I pericoli che comporta la fretta sono tantissimi. In primo luogo c'è il rischio di abbandonare percorsi già intrapresi e che stavano dando risultati per iniziarne altri, magari diversi, nella speranza di portare a casa risultati più velocemente. Il risultato finale è spesso quello di una grande confusione sia per noi che per il cane. Inoltre, con la fretta aumenta l'impazienza, aumenta il pessimismo, aumenta il risentimento verso il proprio cane. La fretta toglie la possibilità di capire il proprio cane. La fretta è per chi vuole prendere facili scorciatoie anziché costruire qualcosa partendo dalle fondamenta. A farne le spese alla fine comunque è sempre il cane. Non ci si ricorda infatti che noi abbiamo imparato a sporcare nel vaso a 2 anni, pretendiamo che il cane impari a sporcare fuori immediatamente. Non ci ricordiamo che ci abbiamo messo, è soggettivo, però ci abbiamo messo circa 12 anni per smettere di essere dei piccoli, delle piccole pesti rompiscatole. Pretendiamo che un cucciolo di 4 mesi lo sia immediatamente, che sia subito bravissimo. Abbiamo fretta che il nostro cane smetta di avere paura, di essere terrorizzato dagli estranei e dalle altre persone, dimenticando che noi spesso per tutta la vita non superiamo le nostre paure. Quindi ecco, la fretta ci rende meno indulgenti nei confronti del proprio cane, proprio quando il cane ha bisogno di comprensione e di indulgenza. Il secondo veleno è costituito dalle aspettative. Aspettative che sono spesso irrazionali, irrealizzabili, irrealistiche. Si vuole che il proprio cane non faccia le feste proprio a tutti, però che non sia diffidente nei confronti degli estranei. Non voglio che sia apatico, però non voglio nemmeno che sia scalmanato. Non voglio che tiri al guinzaglio, però voglio che sia interessato al mondo. Non voglio che addenti le persone, però vorrei che facesse la guardia. Insomma, ci sono aspettative contraddittorie, spesso irrealistiche, e che portano a una pressione verso se stessi innanzitutto e conseguentemente verso il cane veramente esagerata. Le aspettative possono esserci sia verso cani adottati da adulti, quindi verso cani diciamo di canile, sia verso i cuccioli. Per esempio verso i cani di canili c'è l'aspettativa, che io trovo davvero incomprensibile, che il cane mi sia riconoscente, ma magari nell'arco della sua vita diventerà anche riconoscente per chi l'ha salvato, ma per il cane rimaniamo degli estranei, è la prima volta che ci vede o comunque ci conosce da pochissimo. Pensare che ci dimostri riconoscenza è un esempio di aspettativa irrealistica. Anche i cuccioli sono spesso oggetto di aspettative irrealistiche. Il cucciolo secondo noi deve stare lì quieto, sì, farci le coccole, ma non deve mordere, non deve giocare, deve sporcare in casa. Tutto questo, se ci pensiamo, è assurdo. Un cucciolo si annoia, un cucciolo non sa trattenere la vescica, un cucciolo non ha idea del perché dovrebbe sporcare fuori, e noi pretendiamo, abbiamo aspettativa che invece sappia come comportarsi. La pressione dell'aspettativa può arrivare anche dalla razza. Ad esempio, ci si aspetta che tutti i border collie siano super obbedienti perché è una razza intelligentissima, oppure ci si aspetta che tutti i golden retriever siano dei patatoni dolcissimi, quando purtroppo il cane ha una propria personalità che si discosta da quella che è la linea delle nostre aspettative. Lì cominciano davvero i guai, comincia un conflitto che però ha la sua radice unicamente in ciò che noi ci aspettavamo, non nel cane. Il cane in realtà non ha problemi. Il terzo grande veleno che avvelena il rapporto con il proprio cane è l'ignoranza. Qui per ignoranza non intendo l'ignoranza generale, mi riferisco all'ignoranza dei bisogni del proprio cane e in generale della sua natura e del modo in cui comunica. Ignorare cosa vuol dire ringhiare, ignorare cosa vuol dire alzare il pelo, ignorare come avviene l'interazione fra due cani, ignorare i bisogni del proprio cane, ignorare che ha bisogno di muoversi, che ha bisogno di fare attività, ignorare
imparare le attitudini che il proprio cane ha, magari per selezione di razza. Ignorare tutti questi elementi porta a rendere incomprensibili ai nostri occhi i bisogni del cane e i suoi comportamenti. Non riusciamo cioè a spiegarci perché il nostro cane si comporta in questo modo. E la prima risposta che ci viene in mente è perché è un cane cattivo, perché si comporta male. Molto spesso quelli che, anzi direi quasi sempre, e quelli che noi etichettiamo come comportamenti sgraditi sono in realtà il modo che il cane ha per comunicarci il suo disagio, il suo malessere. Specifico che questo concetto non è mio, è di Alexa Capra, ma io lo sottoscrivo pienamente. Non esistono i comportamenti sgraditi, o se esistono sono il campanello di un malessere del cane. Sono preziosi in realtà i comportamenti sgraditi. Prima di correggerli sarebbe opportuno interrogarsi, come suggerisce Alexa, su cosa il cane sta cercando di dirci attraverso quei comportamenti. Bene amici, ricordatevi quindi di non nutrire eccessive ed irrealistiche aspettative nei confronti del vostro cane, sia esso adulto, cucciolo, di razza, meticcio, preso dal canile. Cercate di avere la mente libera da aspettative nei suoi confronti. Non abbiate fretta, datevi il tempo, dategli il tempo di imparare, datevi il tempo di conoscerlo, di capirvi, di capire cosa funziona per lui. Ricordate, tutte le scelte dettate dalla fretta, che è una cosa diversa dalle priorità, in ambito cinofilo portano a pessimi risultati. E se posso permettermi, studiate sempre, informatevi, studiate, ci sono opere stupende di Alexa Capra e di altri autori che meritano davvero di essere approfondite, perché ci liberano dal problema dell'ignoranza, ci aiutano a capire meglio il nostro cane. Io per primo sono il primo che ammette la propria ignoranza e che cerca sempre di continuare ad approfondire, a studiare, a aggiornarsi. Con questa vi saluto, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, proseguite pure il dibattito nei commenti, se non siete d'accordo con me sentitevi liberi di scriverlo, se siete d'accordo scrivetemelo, lasciatemi una traccia del vostro passaggio, io farò di tutto per rispondere a tutti quelli che scrivono. Un saluto, tenete duro in questo periodo di quarantena forzata e ci vediamo prestissimo in campo con i nostri amici cani. Ciao!